Riccardo Schicchi, torniamo ancora in studio, siamo veramente negli ultimi minuti, perciò facciamo adesso una piccola conclusione. Io volevo sentire Loredana, che effettivamente, ammetto, è stato molto Mamma mia, veemente. non potevo giustamente intervenire perché non ho prove documentali. Io spero, cioè, ovviamente che sia viva. Sarebbe bello. Oppure spero che venga comunque fatta chiarezza, oppure se si deve riaprire il caso soltanto così ci potrebbe anche essere l'ipotesi per farsi pubblicitare. E se fosse per questo, veramente è una cosa indegna, è meglio tacere. Guarda, veramente è anche difficoltoso effettivamente condurre una trasmissione di questo tipo, perché se veramente se c'è la certezza, se ci fosse la certezza della morte, effettivamente sarebbe anche un po', effettivamente sarei un po' in imbarazzo. Il fatto di dover cercare una verità con tante leggende, tanti aneddoti e tante soprattutto lacune che si rincorrono appunto in una buia vallata di ipotesi appunto su questa morte, è veramente forse anche la parte più Imbarazzante. brutta forse di questa conduzione. Sì. Però penso che per il nome della verità il nostro giornalismo debba essere sempre molto. Debba, il nome della verità, questo, il nostro giornalismo debba sempre essere appunto in prima linea, in pole position, proprio per la ricerca di quello che è il vero, appunto, nelle vicende Allora, umane. è successo questo, che i familiari, l'associazione Moana Pozzi, altri personaggi, eccetera, mi hanno denunciato. Mi hanno denunciato e portato in tribunale presso il Tribunale di Roma. Io mi sono difeso, ho prodotto i miei documenti. Il Tribunale di Roma ha archiviato le denunce contro di me. Questo sì, in quanto ho esercitato il diritto del dubbio, prerogativa di ogni giornalista. Se sono arrivato a questo, se il Tribunale di Roma mi ha assolto, significa che in questo caso un po' di mistero, un po' di dubbio, qualche perplessità ce l'ha anche il Tribunale. Il Tribunale di Roma, che è la Procura di Roma, Certo. e quindi il GIP, il PM Caperna e il GIP Cafasso, sono persone un po' che hanno visto le cose con una certa obiettività, magari al di sopra di me, al di sopra di Schicchi, al di sopra di Cesco e di tante altre persone. Se loro mi hanno assolto, significa che qualcosa di vero l'ho fatto. E Certo. non solo, ma la motivazione finale è stata quella di avere esercitato appunto il diritto del dubbio. Il diritto del dubbio che continuo ad esercitarlo fino a quando non c'è la certezza su Moana Pozzi. Che ne dica Schicchi, il quale ha cercato di dire sempre delle cose che non sono vere, ovvero. Quando noi abbiamo detto questo è un certificato del 20 novembre, lui ha detto bah, ma forse è la data sbagliata. Quando gli abbiamo detto che era un mutuo, beh, qualcuno ci ha Hanno fatto marciato, impicci. qualche impiccio. Allora, scusa, se hanno fatto degli impicci su Moana, i soldi mica l'abbiamo presi io e te, oppure Certo, Loredana. certo. Guarda, mica l'ha presi tante volte, No, no. no, no, Forse no, 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 ero Matteo Giuseppe, piccolo. no. Dice, magari, dice Giuseppe, ha fatto la. Bene, a questo punto siamo veramente in chiusura. Io però prima di passare la linea al GR e chiudere tutto con me, farei ascoltare, inizierei appunto con un'ultima canzone di Fabrizio De André, che è appunto Via del Campo. Innanzitutto io saluto, ringrazio tutti i nostri ospiti, a cominciare dai collegamenti, Riccardo Schicchi, interessantissimo il dibattito che c'è stato tra Brunetto Fantaguzzi e Riccardo Schicchi. Comunque ringrazio soprattutto Loredana Bontempi qui alla mia Grazie a te. destra, l'erede appunto di Moana in questo. Nell'ambiente appunto dell'erotismo e soprattutto ringrazio Brunetto Fantauzzi per questa grande testimonianza, per queste grandi prove documentali, per questa piattaforma molto solida che ha costruito appunto intorno al mistero di Moana Pozzi. Speriamo veramente che questa nostra trasmissione, è vero, l'oceano è grande, è fatto di tante gocce, però Contribuisca. una goccia, anche una sola goccia, può contribuire a far sì che l'oceano sia sempre più grande. E speriamo che questo oceano di prove possa portare a una verità concreta molto presto. Bene, a questo punto siamo veramente alla fine, la linea passa alla regia, ci ascoltiamo appunto Via del Campo e subito dopo, innanzitutto ci sentiamo noi sabato prossimo, sempre sulle frequenze 103.9 di Radio Roma, naturalmente con la radio dei VIP, sempre Antonello De Pierro qui ai nostri microfoni, anzi, però anche ai vostri, naturalmente amici radioascoltatori. Un ringraziamento a Giuseppe e Matteo in cabina di regia. Bene, la linea passa nuovamente a loro appunto con
con Via del Campo di Fabrizio De André, che chiude la nostra colonna sonora e chiude anche la trasmissione, e poi subito dopo andiamo col GR. Arrivederci di nuovo a sabato prossimo. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. State ascoltando Radio Roma.